ritrovati a Top Volley, ci è venuto a trovare, lo ringrazio, il vice direttore di Lega e direttore della comunicazione della stessa, benvenuto a Fabrizio Rossini. Ciao Fabrizio. Grazie molto Laura, a tutti. Partiamo subito con la grande notizia, perché l'Italia torna sul tetto d'Europa, almeno per quanto riguarda la Challenge. Una splendida Calcedonia Verona si è imposta in Russia. È stata molto complicata per la Calcedonia di Verona, perché penso che dopo la gara d'andata, comunque risolta al tie break, andare a vincere un campo difficilissimo come quello siberiano del Novi Urengoi è stata davvero, davvero un'impresa. Ci ha fatto molto piacere il fatto che comunque ci sia stata una copertura mediatica molto forte per questa partita. È stata vista non solo a livello locale in TV, ma è stata seguita anche su Fox Sport, e soprattutto 1000 persone sono addirittura andate al Palasport, al Palo Olimpia, a seguire la partita su maxischermo. C'era anche il sindaco, che ha fatto un grande tifo, e tra l'altro la squadra è rientrata all'aeroporto Valerio Catullo di Verona, e c'erano 300 persone ad aspettarle con sciarpe, feste. È stata davvero, davvero un grande party per Verona. Sottolineiamo anche che erano all'esordio in una Coppa Europea, quindi una vittoria che a loro fa molto piacere, ma fa piacere soprattutto all'Italia della pallavolo, un esordiente che ha riportato una Coppa Europea in Italia. Che mancava dal 2013 per quanto riguarda la Challenge con Piacenza. In precedenza altre squadre si erano aggiudicate, tra cui Macerata, per noi rimane Macerata Civitanova, quindi mancavamo davvero da un po' in quest'albo d'oro. Come hai ricordato tu, una società molto giovane che negli ultimi anni è cresciuta anno dopo anno, hanno avuto dei primi problemi quando hanno centrato la promozione in Serie 1, poi hanno affidato a un tecnico come Andrea Gianni questa crescita anche dei giovani, e questo forse è anche il dato più significativo: avvicinare una città che comunque al basket e al calcio e riuscire a riportare l'entusiasmo sulla pallavolo. Sì, una società che è cresciuta tanto, chiaramente Andrea Gianni nell'alfiere, ma tutta la società ha dimostrato di avere un DNA vincente. C'era molta attesa per questa fase del campionato, che sappiamo essere molto complicata per la Calcedonia, perché a tutti gli impegni ravvicinati, ma dall'altro è il planning del campionato dell'anno olimpico, si sa che è sempre piuttosto complicato, ogni 4 anni ci sono da gestire impegni molto molto chiusi, molto stretti. Finora l'hanno gestito, devo dire, benissimo e nel migliore dei modi, visto che è arrivata una Coppa Europea. Fabrizio, approfitto della tua presenza quest'oggi perché non parliamo mai delle figure poi che fanno da contorno alle società. Abbiamo parlato del pubblico di Verona, molto numeroso, vicino alla squadra. Quest'anno avete rinnovato la figura del manager del pubblico. Questo ha permesso su tante piazze di avere degli ottimi risultati e state fidelizzando il territorio. Sì, il percorso è lungo perché non si improvvisa niente. Ovviamente i corsi che abbiamo fatto per ricreare questa figura che già in passato, su cui già in passato si era insistito molto, ci sono stati quest'anno, ed è un percorso comunque di formazione che richiede tempo. Ci sono alcune piazze che hanno risposto molto rapidamente agli stimoli delle società, sono loro il vero motore del pubblico, al di là dello spettacolo che possa garantire il campionato. Le iniziative che portano spettatori al Palasport sono sempre nuove, sempre diverse per ogni club. Verona ha lavorato molto bene, aveva un terreno abbastanza fertile, ma ha saputo riportare tantissime persone al Palo Olimpia creando entusiasmo. Chiaramente i risultati, le vittorie, queste sono la componente fondamentale, ma se la società e il club non lavorano bene, poi i risultati sugli spalti non si vedono. Al Palo Olimpia si sono visti. E allora andiamo a vedere che cosa è accaduto in Russia con la vittoria al tie break degli uomini di Andrea Gianni, che conquistano la Challenge Cup 2016.
Почетные гости приглашаются к командам для общего фотографирования. Yes, Simona, I've been invited to the teams for a group photo. Simone, per questa intervista il logo Verona anche sulla testa. Sì, visto che tutte le volte mi fai togliere il cappellino, oggi posso tenerlo e sono contento perché questo logo è il coronamento, penso, di un'avventura che è iniziata 3 anni fa, che magari nessuno si aspettava che noi arrivassimo a raggiungere un traguardo così importante per una città, per una società, per le persone che ci hanno lavorato come me da 3 anni a questa parte, e quindi è motivo d'orgoglio e di una soddisfazione immensa. Una partita combattutissima anche oggi qui in piena Siberia, una grande vittoria, l'avete proprio voluta e cercato questa vittoria finale? Sì, diciamo che noi sapevamo che venivamo in questo palazzetto con comunque una bolgia, perché il palazzetto, non essendo molto grande, era una bolgia. Loro comunque una squadra che, come abbiamo visto in casa nostra, se non messi in difficoltà potevano darci dei problemi, come hanno fatto nel primo set e nel quarto, e noi però siamo stati bravi a star lì sempre, a non innervosirci e a continuare a giocare come sapevamo, e poi il tie break, a fare quei 2 o 3 break all'inizio per portare a casa la partita e la vittoria di questa Coppa. Taylor, la tua prima intervista in italiano nel giorno più importante della storia di Verona. Avete vinto la Challenge Cup. Questa è una buona sentire. Sono molto contento con la squadra. Oggi è molto difficile partita e sono molto contento. Sei contento anche per la città e anche per il titolo di MVP che ti sei portato a casa? Sì, molto importante per la città e per la società. Sì. È un giorno fantastico. Sì, molto fantastico. Aiden, avete scritto una pagina importantissima della storia dello sport di Verona. Yes. No, era stata una bellissima cosa per vincere, non solo questa partita, ma il Challenge Cup in tutto, perché era uno dei nostri obiettivi dall'inizio, e di arrivare a questi momenti con la Coppa, con le medaglie, con tutta questa festa, è veramente una grandissima cosa per la squadra, per la città, per tutti. È caduto l'ultimo pallone e la prima cosa che hai pensato qual è stata? La prima cosa era la prossima pallone, perché io non ho guardato il punteggio. Non volevo vedere quanto eravamo, quindi io ho pensato magari torna chi c'era in battuta, facciamo un altro muro, poi ho visto te la correre così, quindi io sapevo che abbiamo vinto. Un po' di, non so come si dice in italiano, ma era troppo bello. È una vittoria che Aiden Zingel dedica a chi? A Verona, sicuramente. No, subito dopo calmato un po' di casino qua, ho pensato quanto casino c'è a Paralimpia, perché sicuramente eravate numerosi, che ho sentito e erano più di 1000 Aiden al Paralimpia. Solo per vedere un messaggio scrivo è una bellissima cosa, e anche se non c'era nessuno qua, il nostro test c'erano tutti voi. Archiviata la Challenge Cup, Verona pronta però a tornare in campo, perché la Calcedonia già mercoledì a gara 5. C'è ancora un quarto di playoff da concludere per quanto riguarda l'Unipolsai Superlega. Una grandissima sfida, perché davvero il pronostico è impossibile. Calcedonia ha rimontato, Sir Safety Conad Perugia è una squadra molto tosta. Entrambe hanno finito la regular season letteralmente incollate, quarto e quinto posto nella regular season in Unipolsai. Una sfida apertissima, pronostico praticamente impossibile. Gara 5 che ovviamente vede la Sir Safety Conad Perugia un po' più rilassata, perché ha potuto riposare e allenarsi con più tranquillità. La Calcedonia è vero, una
come sappiamo, è ritornata dalla Siberia sulle ali dell'entusiasmo di una coppa, la prima europea in bacheca, ma è una sfida comunque apertissima. Squadre molto simili, molto vicine, la vincente sappiamo dovrà comunque affrontare un tour de force perché si gioca immediatamente sabato. E poi si rigiocherà martedì, poi si gioca giovedì, quindi da qui alla chiusura del campionato davvero pochi giorni per allenarsi, tanti per avere l'adrenalina al massimo con le partite. Intanto c'è anche la Champions poi da preparare per squadre come le nostre due che sono protagoniste, ma di questo parliamo fra un attimo perché Civitanova ha fatto un bellissimo backstage di quello che è lo spot proprio in preparazione alle finali. Andiamo invece all'altra gara 5 perché anche i campioni d'Italia hanno sofferto parecchio per conquistare la semifinale, ce l'hanno fatta sull'ex Privia Molfetta, un po' la sorpresa di questa stagione. Sì, sono state corse, anche quella della DHL Modena con la Tonazzo Padova è stata abbastanza da brivido, ma sicuramente quella della Diatec Trentino nei confronti dell'ex Privia Molfetta è stata vibrante. Una partita che si è conclusa solo veramente agli ultimi palloni, con ex Privia pronta per proprio un'incollatura a portare ancora al quinto set di una gara 5, quindi insomma molto complessa. L'ex Privia ha giocato benissimo, ha sfruttato al meglio le sue occasioni, la Diatec Trentino un po' in affanno anche per via di qualche infortunio, ma devo dire che entrambe comunque non hanno avuto un finale di stagione proprio splendido da questo punto di vista. La Diatec ha sofferto forse un po' di assenze, però sul finale devo dire il DNA dei campioni d'Italia si è visto, sono riusciti a murare la carica dell'ex Privia Molfetta che a questo punto scenderà e giocherà il playoff per il quinto posto per la Challenge Cup. E noi però intanto andiamo a sentire mister Di Pinto, coach Di Pinto. Anche in questo caso ricordiamo che Molfetta ha dovuto cambiare allenatore qualche settimana fa per motivi familiari e non per scelta tecnica, però è arrivato Di Pinto che ha dato davvero grande entusiasmo, è riuscito a fare gruppo immediatamente con la squadra. Sì, una stagione sofferta per l'ex Privia perché praticamente ha avuto tre allenatori diversi in panchina, ha cominciato con Flavio Gulinelli, poi come dicevi c'è stato Paolo Montagnani che ha portato avanti la squadra fino a poche settimane fa, poi Di Pinto che ha firmato il finale di stagione. È stato comunque, ripeto, una stagione entusiasmante per i pugliesi e credo un bel viatico per il prossimo anno. E allora andiamo proprio a sentire il coach Di Pinto come commenta il mancato passaggio alle semifinali della sua squadra che appunto giocherà comunque i playoff di Challenge. Vincenzo Di Pinto, allenatore della Privia Molfetta, una partita che è cominciata bene, poi il Trento è tornato in gara, ha vinto 3-1. Comunque il Privia ha dimostrato di esserci e di poter competere anche con Marconi come Trento. Ma no, io sono un po', sono arrabbiato così, ma non con nessuno. È quella rabbia che secondo me eravamo in grado di eliminarlo Trento, per come giocavamo. Bisogna fargli i complimenti prima di tutto perché non voglio che si pensi ad Ali, piacere del cielo. Il problema è non avere un cambio reale e non aver fatto un allenamento vero per tutta la settimana. Alla fine il ritmo si vede perché ci mancava ritmo, perché quando la pallavolo si eleva come ritmo lì o ce l'hai e quindi sopporti tutto, rimani lucido, ragioni, oppure subisci, giochi a momenti come abbiamo fatto noi man mano che andavamo avanti. Il campionato del Privia comunque adesso continua, ci sono i playoff per la Challenge Cup e questa squadra ancora potrà dire la sua in questo campionato. Ma no, adesso non è il momento di pensare alle altre cose, è un momento di recuperare energie, concentrazione, capire quello che abbiamo fatto, però secondo me noi ci è andata, diciamo che il fatto non ci ha fatto aiutato in nulla, perché fare una partita di questo livello qui e non avere la possibilità di giocarsela realmente mi fa una rabbia incredibile. E rientriamo per annunciare quelle che sono le interviste a Choyachev e ai giocatori di Trento, appunto, e sono l'altra squadra semifinalista in attesa di sapere che cosa accadrà tra Calcedonia Verona e Sirsa FT Conad a Perugia.
Mister, un 3-1 è importantissimo, tanta sofferenza ma anche tanto carattere, cuore e grinta. Ma dopo un primo set nel quale abbiamo iniziato a giocare un po' tardi, nel senso che all'inizio mancava la concretezza nelle nostre azioni, soprattutto in attacco, perso i vantaggi, già sapevamo che la pallavolo semplice in una partita secca non basta e dovevamo lottare per ogni singolo punto. Loro nel primo set hanno difeso tantissimo e come al solito ci hanno messo sotto pressione con la battuta, perché loro sanno che l'unico chance di battere è tutto braccio e lo fanno sempre, tutti. Quindi noi, il nostro obiettivo era resistere alla loro battuta e a giocare anche in queste condizioni. Dal secondo set in poi abbiamo migliorato il nostro gioco praticamente in tutto e alla fine chiusa la partita in una maniera direi molto concreta, nonostante il quarto set dove ci sono avvicinati, perché alla fine hanno fatto ancora un ace, anzi due consecutivi, che ci sta, perché ripeto, una sull'angolo di posto 1 e una nella zona del conflitto 5 e 6 tutto braccio. Però sono contento della prestazione, del carattere e da sottolineare che è tutto merito dei giocatori. Partite così vi possono preparare nel migliore dei modi anche ai prossimi importanti impegni, anche a livello, dico, di contesa. Questo sì, però spero soprattutto di recuperare due giocatori. Mitar, che è stato bravissimo di giocare senza allenamenti. Che sia chiaro, Mitar è un giocatore che non era per niente oggi di mettere in campo, in senso, dopo un infortunio così lungo, senza nessun tipo di preparazione a giocare, è impossibile, solo che con la mancanza di Nelly eravamo praticamente costretti di mettere Mitar in campo. Lui per ennesima volta era pronto di sacrificarsi per la squadra e queste cose secondo me vengono riconosciute. E adesso c'è Modena. Sempre c'è Modena. Come lo dico dall'inizio anno, Modena e Macerata sono le squadre più forti del campionato, senza nulla togliere agli altri. Perugia, Verona, Molfetta stessa. Noi innanzitutto dobbiamo cercare di recuperare i giocatori, che sono Juric e Pippo. Se riusciamo ad entrare nel ritmo allenamento giusto, normale, perché questa settimana, adesso lo posso dire solo perché abbiamo vinto, ma praticamente questa settimana non abbiamo fatto un allenamento normale, uno non abbiamo, né con Mitar né con Pippo. È difficile giocare in queste condizioni, però spero che li recuperiamo per la settimana prossima e miglioreremo tanto il nostro gioco. È stata una sofferenza, ma va bene soffrire se si vince così davanti a questo pubblico. Sì, è stata una partita molto combattuta, perché comunque è stata secondo me la partita più equilibrata dal punto di vista che non abbiamo né noi né loro battuto benissimo. Quindi è stata una partita in cui si è visto molto il gioco vero e in questi li abbiamo superati. Voi siete stati bravi a contenere Hernandez, poi tutto è venuto di conseguenza? Sì, gli abbiamo subito tirato due o tre murate così da mettergli un po' la museruola. Comunque non era l'unico giocatore da tenere d'occhio, perché Fritz, Raffaele sono giocatori ottimi e ci hanno messo in difficoltà, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Soddisfazione personale anche il premio di MVP contro una tua ex squadra, è stata una bella serata. Sì, vabbè, l'MVP viene dopo. Per fortuna è arrivata la vittoria, continuiamo ad andare avanti, adesso toccherà pensare subito a Modena e la Final Four di Champions League. Matteo, è stata una sofferenza, però forse partite così possono aiutarvi a crescere? Sicuramente queste partite ci aiutano a crescere, perché il livello di gioco era altissimo. Loro rischiano tanto, hanno giocato molto bene, ci hanno messo tanta pressione, soprattutto il primo set come si è visto, però comunque noi siamo stati bravi a non mollare, anzi a alzare i nostri giri e a riuscire a girare questa partita che si metteva un po' difficile dopo il primo set. È stata una gara condizionata anche in questo caso dal servizio, Trento però ha risposto con un'ottima ricezione, con un ottimo gioco di squadra. Sì, devo dire che il fattore campo questa serie ha dato il suo valore, perché chiunque giocava in casa poteva più forte e questa è stata, diciamo, la cosa che ha fatto la piccola differenza. Nervi saldi dopo il primo set? Scusa? Nervi saldi dopo il primo set? Non tanto, però comunque siamo stati bravi. E adesso una semifinale con Modena che ti ricorderà qualcosa. Chi mi ricorda? Speriamo che finisce come la ultima semifinale. Allora.
Allora Fabrizio, ci siamo, bisogna archiviare gara 5 tra Verona e Perugia che va in campo mercoledì alle ore 20:30, poi sabato subito alle semifinali. Andiamo a ricordare quelli che sono gli abbinamenti: Cucina Lupo e Banca Marche Civitanova contro la vincente di Verona Perugia, e si gioca sabato alle ore 18, poi alle ore 20:15 con diretta su Rai Sport 1 di HL Modena contro Diatec Trentino. Questa ovviamente è un po' la sfida che tutti ci aspettiamo, visto che nelle ultime 4 mi sembra uscite ufficiali che determinavano un trofeo se la sono giocata loro. Sì, sono indubbiamente fra le big del campionato, è uno scontro molto atteso, quello di HL Modena che ha un vantaggio ovviamente di più rispetto alla Diatec Trentino, quella di essere più riposata e di puntare tutto su queste finali, dato che ovviamente la Diatec Trentino in questa fase ha ancora due obiettivi possibili, due obiettivi molto grandi. Quindi forse a favore del pronostico per la prima partita per la DHL Modena, che è più tranquilla, più riposata, ha avuto più tempo di allenarsi. Siamo tutti in attesa anche di vedere la formazione della Diatec Trentino, se riuscirà a recuperare anche i suoi infortunati. Poi si rigioca martedì gara 2, giovedì gara 3, e intanto sono partiti anche i playoff della Serie A2. Non ci sono state retrocessioni, arriveranno 4 squadre dalla B1, ma questo lo scopriremo solo verso giugno, quelle che saranno ammesse. Adesso invece andiamo a vedere chi potrebbe giocare nella Unipol-Sai Superlega l'anno prossimo. Sì, uno scontro al vertice intanto c'è stato per tutta la stagione, perché devo dire che la Tonno Calipo Calabria Vibo Valencia, la Globo Banca Popolare del Frosinone Tesoro sono state due indubbie protagoniste, si sono scambiate il comando in testa alla classifica per molte giornate. È stata forse la corsa più caratteristica di un campionato che però è stato bellissimo, perché la regular season non offriva davvero appigli, spunti certi, perché ogni settimana succedeva qualcosa di diverso. Devo dire che anche questa prima uscita dei playoff, questo primo turno dei quarti, ha dimostrato che è un campionato estremamente vario. Ci sono stati anche dei risultati a sorpresa, forse il più sorprendente è la vittoria reggiana in maniera piuttosto secca, però è un campionato che resta aperto, coi quarti così stretti, coi quarti due gare su tre, ovviamente il pronostico è apertissimo. Allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica quanto è accaduto in gara 1 della promozione tra la Serie A2 alla Serie A1 su Unipol-Sai Superlega. E siamo in chiusura di questo appuntamento con Top Volley, sempre in compagnia di Fabrizio Rossini, vice direttore di Lega e direttore della comunicazione sempre della Lega Maschile. Andiamo a raccontare questi playoff di Challenge. Come abbiamo visto, non è poi da prendere così alla leggera questa seconda parte di stagione, perché regala un posto in Europa che può portare davvero molto bene, come ha fatto quest'anno con la Calcedonia Verona. Sì, hai detto bene, il grande successo della Calcedonia Verona dà un colpo di evidenziatore ancora più forte a questo doppio finale di campionato, perché mentre c'è chi al piano superiore combatte per lo scudetto, c'è chi al piano immediatamente inferiore, ma non tanto vista la competitività dei nostri club, si sta giocando un posto in Europa. È un percorso lungo, un percorso che è iniziato prima con un girone di riclassificazione fra le squadre che sono arrivate dal 9° al 12° posto, ed ora entriamo nella fase viva, quella dei quarti, con ancora una casella da decidere, perché ovviamente dovranno essere Verona o Perugia a dirci chi sarà la squadra che competerà contro la CMC Romagna, ma le altre accoppiate sono pronte per una sfida che è stata cambiata in corso d'opera per creare ancora più pathos, quindi la formula è stata leggermente rivista, si giocano quarti di finale su tre gare massimo ovviamente, e poi una Final Four che vedrà le migliori squadre sfidarsi. A quel punto ci sarà veramente un podio, un evento dedicato a questa finale per definire questo posto in Challenge Cup per il prossimo anno.
E le Final Four saranno 24 e 25 di aprile, sede ancora da definirsi, proprio perché sarà magari in casa di qualcuno che se la giocherà e quindi avrà piacere di avere il proprio pubblico vicino. Andiamo a vedere quindi che cosa accadrà domenica, il 10 di aprile si torna a giocare questi playoff di Challenge alle ore 18, manca appunto la coppiata della CMC Romagna contro la perdente di Calzedonia Verona contro Sirsa FT Conad Perugia, in programma mercoledì alle ore 20:30. Sono invece già qualificate Ninfa Latina contro Revivre Milano, Exprivia Molfetta contro G Gruppo Monza e Tonazzo Padova contro LRP Piacenza. Poi si rigioca invece le semifinali il domenica 24, abbiamo detto il 25 che è festa e quindi ovviamente si può dare un po' di risalto a questo evento. Fabrizio, siamo ormai in conclusione, è davvero stata una stagione particolare per le nostre squadre perché si stanno giocando ancora tantissimo anche in Europa. Rio 2016 comunque si avvicina e Lega sempre presente vicina alle proprie squadre perché ci sono anche tanti campioni stranieri pronti a spiccare il volo verso le Olimpiadi. Sì, è un anno particolare e lo dice già il calendario. Come dicevamo all'inizio, ogni 4 anni c'è un anno di sofferenza per il campionato perché le date sono complicate. Sappiamo anche che giocare i playoff all'interno delle finali di Coppa Europea non è semplice. Ai nostri club è richiesto davvero un super lavoro. Finora devo dire che i club italiani sono stati premiati. C'è grande attesa chiaramente anche per la Final Four di Cracovia, che vede impegnate due delle nostre squadre, tra l'altro contro due superpotenze. Le nostre squadre si sfidano in semifinale, ma non dimentichiamo che sia Rezov che lo Zenit Kazan sono due squadre costruite appositamente per questa finale, per arrivare a questo obiettivo. Quindi tifiamo, aspettiamo, poi in attesa di capire chi sarà la squadra a giudicarsi il nostro mondo tricolore, il nostro campo, che forse lascerà Trento per un'altra destinazione, lo scopriremo a fine stagione. Allora, intanto però andiamo, come ha detto durante la nostra puntata, a vedere le immagini preparate dalla cucina Lube Banca Civitanova proprio in previsione di queste Final Four di Champions League. Oggi le abbiamo fatte tutte le coppe, manca la CEV, non abbiamo ricordato, c'è anche un posto in CEV però ancora da definire. Sì, il posto in CEV in questo momento è fra le mani della DHL Modena, che ha vinto del Monte Coppa Italia. È però un posto che, come succede tutti gli anni, può anche scivolare verso un altro club nel caso la DHL Modena riesca a raggiungere l'obiettivo della finale scudetto. Quindi si saprà solo questo abbinamento possibile alla fine delle semifinali. E allora, come detto in trasmissione, andiamo a vedere le immagini dell'ufficio stampa della cucina Lube Banca Civitanova in previsione delle Final Four di Cracovia. Grazie a Fabrizio Rossini di essere stato con noi, buon fine di stagione anche a te, a Chiara e a tutti i colleghi degli uffici stampa. Grazie a voi, grazie Laura, grazie a tutti.